È tutto pronto per il grande appuntamento con l'edizione numero 18 di Napoli Comic Con. Da domani e fino a lunedì 25 aprile il Salone Internazionale del Fumetto torna nei padiglioni della Mostra d'Oltremare con un cartellone di mostre ed eventi ispirati quest'anno al tema del fumetto e audiovisivo. Magister della manifestazione, che guida parte del programma culturale, sarà ricoperto da Silver, nome d'arte di Guido Silvestri, creatore del mitico Lupo Alberto, che per questa edizione ha realizzato il manifesto del festival. Le grandi novità sono più che altro legate al tema di quest'anno. Abbiamo questo legame tra il fumetto e gli audiovisivi, quindi televisione, radio, a partire dall'ospite d'onore Silver, il papà di Lupo Alberto, un'apertura verso il mondo delle serie TV con l'anteprima europea di Outcast e la presenza di attori che vengono a presentare le serie a Napoli. Alle sezioni sul fumetto si alternano quelle dedicate all'animazione, cinema e serie TV, l'area giochi e videogiochi e tante attività per le famiglie e i più piccoli disponibili nell'area Comic Con Kids. È cresciuto, secondo me, grazie alla passione nostra, ma anche alla passione del pubblico di Napoli, che ci ha dato insomma fiducia negli anni, ha visto il programma che mettevamo in piedi, gli ospiti, tutto quello che si faceva prima a Castel Sant'Elmo e ora alla Mostra d'Oltremare, fino ad arrivare a questa situazione di 100.000 persone e biglietti esauriti. Un evento ormai tradizionale della nostra città, ma che ogni anno si arricchisce sempre di nuovi artisti, di creatività, di storia, seconda solo a Lucca, quindi è un evento importantissimo che vedrà tantissimi giovani e giovanissimi provenienti non solo da Napoli ma da tante parti del nostro paese, quindi siamo molto contenti di ospitarlo, ci saremo e sarà sicuramente una bellissima iniziativa e siamo orgogliosi di ospitarlo nella città di Napoli.